Zugu. Buongiorno a tutti, buon venerdì, benvenuti in questa nuova golosa stream. Come va quest'oggi? Vuoi dire un sub instant? No, Cobro, che è successo? Che ho fatto? Colpa mia! Cosa ho fatto di malvagio? Che ho fatto? No, non ho fatto niente! Non penso, che ho fatto? Buongiorno a tutti, comunque, buon venerdì! Benvenuti, fatemi abbassare un po' la videocamera. Benvenuti in questa nuova golosa stream di Pokémon. Oggi c'ho ancora voglia di giocare a Pokémon. Penso oggi e domani sono ancora i 2 giorni full di Pokémon. Poi da lunedì cominciamo a fare anche altro, ma continuiamo Pokémon perché c'ho veramente voglia. Mi è piaciuto veramente un botto, quindi vi dirò che mi piacerebbe. Vorrei fare Shiny Hunting, ma vorrei prendere tutti i Pokémon, proprio Gotta Catch 'Em All. Ho tifato per la Lazio. Ha giocato la Lazio, Emerson? Non penso. Dove sono le analisi? Ah! Beh, sono andato con calma, Cobra, questa settimana e ci voleva per me personalmente. La prima è registrata, è in fase di editing, esce oggi pomeriggio. La seconda invece ve la faccio uscire domani. Domenica invece, a quanto sembra, se il computer non fa scherzi, ok, perché ora rimane solo l'ultima cosa, domenica dovrebbe uscire la super reaction al trailer di Spider-Man, la vostra super reaction con 700 e passa clip. Tra l'altro, domanda: sto laggando per caso? No, credo di no. Perché Insur ha finito di editare 700 clip, ok? Se laggo, ditemelo, eh. Insur ha finito di editare 700 clip, adesso le sto scaricando, ok? E sono no 116 giga da scaricare, ok? Sto a metà da quel che vedo. Le devo scaricare. Aprire i progetti di Premiere sperando che vada tutto bene ed esportare tutto, ok? Lo metterò a fare questa notte, speriamo che vada bene, perché sono 6 video separati, poi con circa 80 clip a video, poi da assemblare insieme. È un impiccio strano, per quello ci abbiamo messo un po' di tempo, però sarà golosa, sarà golosa. Da quel che ho visto è molto bella, ok? Da quel che ho visto è molto bella, sono molto curioso di vedere come esce fuori, come esce alla fine, alla fuori, alla fine, cioè, alla fine fuori. 116 giga, eh sì, un bel po', oh. Cioè. Dici, in confronto al multipop di Ron, la recita di Natale. Sì, esatto, cioè, capito? Cioè, anche perché. Vabbè, dai, vi do uno spoiler. In questa reaction c'è anche Just Ron. V'ho detto, shh. Nessuno, avete preso questa informazione? Dimenticatela. Polverizzatela, non sapete più niente oltre a ciò. Un clap per Insur, assolutamente. No, no, dovrebbe essere uscito fuori un lavoro fighissimo. Il punto è che effettivamente, cioè, non è che siamo riusciti a vederla, ok? Perché è un video troppo pesante per poterlo vedere in anteprima. Quindi si vede solo capito, a foto, no? È un impiccio strano, ragazzi. È un impiccio strano. Però. Speriamo che esca fuori tutto bene. Speriamo che non vada. Che non dia problemi. La reaction è spoiler. Beh, del trailer, Emerson. Ti aspettavi così tanti video? Allora ti dirò, Checco, che non l'avevo ragionata. Ok. Ti dirò che. No, c'è il trapano. Speriamo che voi non lo sentiate. Non lo so, mentalmente avevo calcolato tipo 1000. Ok, ma per me erano pure pochi. Cioè, però non l'avevo ragionata, ok? Mi ero fatto un'idea veramente sbagliata di come dovesse funzionare questa reaction, perché 1000 persone dentro uno schermo, non è possibile, cioè, siete un pixel, capito?
E quindi alla fine sono 700, sono tantissime perché per quel che è uscito fuori sono tantissime, ragazzi. E sono veramente, veramente molto felice. Spero che ci siete tutti poi. E anche chi è arrivato in ritardo, alla fine l'abbiamo preso. Qualcuno l'ha inviata tipo, boh, 2 giorni fa, per dire, 3 giorni fa. E però l'abbiamo preso, siamo stati buoni. Cioè, Inzio è stato buono. E niente, spero che esca fuori una cosa figa, assolutamente. Vorrei acquistare Nintendo Switch. Quanta differenza c'è tra quella normale e quella Lite? Di Switch ce ne sono 4. La Switch del 2017, che è la prima. La Switch del 2019, che è quella che ho io, ed ha semplicemente un piccolo aggiornamento hardware interno, tipo del processore, ma nulla di sconvolgente. Poi c'è la Switch Lite, che la differenza che ha con quelle normali ha lo stesso interno. Cioè, diciamo, il processore interno è uguale a quello del 2019, quindi è quello aggiornato, ma. Non puoi staccare i telecomandi, non puoi collegarla a un monitor fisso, quindi è solo mobile come console. Lo schermo è più piccolo, poco più piccolo mi pare, e basta. Invece l'OLED, lo schermo è più grande, è OLED, non è LCD, la batteria è più grande, ma in verità no, cioè la batteria ha la stessa durata di quella normale perché l'OLED consuma di più, quindi si va a compensare. E basta. Ciao Emma! Io spero di aver inviato bene il link. Sì, cobra, un link. Se avete inviato un link, cioè. Poi vi dovete cercare. Il punto, ragazzi, è che vi dovete cercare. Poi ci sono pure la reaction dove in un video ci sono più di 7 persone. Tipo, nella mia eravamo 7 di noi. Eravate quelli sul divano, checco. Io ho visto un gruppo sul divano. Tipo, 7 persone sul divano. Eravate voi? C'era pure, ad esempio. C'era, ad esempio, pure una ragazza italiana e una ragazza tedesca, ok, ma che parlavano inglese, cioè, cose assurde. Eri tu, checco. Guardate. Vediamo quando. Spero che esca fuori tutto fatto bene, ragazzi, veramente. Se esce fuori figo, sono veramente felice. Gli altri episodi di Occhio di Falco escono uno ogni mercoledì. Uno ogni mercoledì. Che fai come colazione oggi, Emma? Secondo me uscirà un altro trailer di Spider-Man. Ah, non credo sia necessario. Non credo che sia necessario, ma boh. Io penso che continueranno a pubblicare delle clip e magari poster, nuovi poster, sì, ma clip, trailer non credo proprio, ragazzi. Cioè, ormai mancano veramente poco più di 2 settimane, mancano 20 giorni, tipo. Sì. 20 giorni. Reaction alla reaction in streaming. Quando poi esce. No. Andatevi a vedere il video, mostri poi. Mostri abominevoli, oh. Stai ascoltando me mentre studi per l'esame. In bocca al lupo per l'esame, allora, oh. In bocca al lupo per l'esame. Manca pochissimo per questo Spider-Man. Io non me ne rendo conto. A me sembra. A me sembra sempre lontanissima. Come uscita del film. Invece no. Lo vado a vedere in anteprima io. Vorrei vederlo all'anteprima di mezzanotte, se la fanno. Ma per quanto riguarda anteprima stampa, non penso di andarci, non mi va. Perché le anteprime stampa sono sempre molto inturbantate. Cioè, io voglio stare nel chilling, voglio stare con, diciamo, il pubblico normale, voglio stare con voi e. Capito? Voglio. Come Avengers Endgame, capito? Voglio gasarmi in sala. In che senso inturbantate? Ma nel senso che comunque tutti, magari molte persone che vanno lì, non tutte chiaramente, però magari molte persone che vanno lì non ci vanno perché vogliono vedere il film, perché vogliono godersi il film, ma perché devono farlo per lavoro, tra virgolette, sono costrette e devono fare la recensione, capito? Magari non gliene frega un cazzo. Mi ricordo Eternals. Anteprima mondiale di Eternals al Festival del Cinema di Roma, la gente che appena finisce, c'è scritto, cioè cominciano i primi titoli di coda, scappano dalla sala e ci stavano ancora 2 scene. Cioè, mi fa cagare come cosa, ok? Quindi se è un film, cioè, poi, come dire, dipende pure quant'è questa anteprima, tra virgolette, perché fosse stata tipo una settimana prima, pure ci sarei andato. Ma è tanto, è il giorno prima al massimo, ragazzi. In America considerate che l'anteprima di Hollywood in America è lunedì. Il loro lunedì da noi è martedì. E quindi, di che stiamo a parlare?
No, Snake, mostro. Sto fando l'anteprima al 15, speriamo di riuscire a prendere i biglietti. Fanno l'anteprima al 15, perché da voi esce il 16 in Svizzera, Cobra? Aspetta, tu non abiti in Svizzera. Tu abiti in Germania. Ah, non abiti in Germania. Mi sono perso. Sì, Guido. No, mi sono rotto il cazzo, cioè. No, impossibile. Non... Io spero, ovviamente. Attendo la risposta, ma. Non si può fare. Sì, cosa, Cobra? In Germania o in Svizzera? Comunque, non ho capito, cioè, al momento ancora non hanno annunciato nulla in Italia. E io spero che lo annuncino. Oppure, se non lo annunciano, escono fuori a caso. Quando escono i biglietti, ho scritto mezzanotte. Vediamo. Cioè. Che ne pensi di Arcane? Ho visto solo un episodio. Ho visto solo un episodio, ma lo voglio continuare. Però i festival, chi fa quelle cose di lavoro, ha mille film da guardare, quindi è normale che escano subito. Anzi, a volte escono pure prima. Sì, ma non è che. Però. Non, da quel che avevo visto dal programma, non è che gli orari dei film si vadano a sovrapporre. Poi sì, il festival è una cosa particolare, perché il festival hai tanti, cioè, dura 7 giorni, 8 giorni, anche di più. Dipende, perché ci sta diciamo, il pre-festival. Vabbè. Quindi sì, là è una situazione diversa. Però anche in altre circostanze che mi è capitato. Non è la stessa cosa del vederlo con il pubblico, ok? Non è la stessa cosa, ragazzi. Quindi, se devo scegliere, non voglio andare a vedere Spider-Man in anteprima, voglio andare a vederlo normalmente. Voglio andare all'anteprima di mezzanotte, ma normalmente. Normalmente. Abito in Svizzera, esce il 16 da te. Ammazza. Feels bad. L'avevo visto Joker? In anteprima, no. L'ho visto, cioè l'ho visto, boh, quando uscì. L'ho visto quando uscì 2 volte al cinema. Mi sa 2 volte al cinema e 3 volte a casa, se non sbaglio. Cioè. L'ho cominciata quella di Zero Calcare. Ho perso 8.000 € per un gol di Petkovic. Schedina marcatore. Suppongo debba buttarmi giù dal balcone. No, Giallo, mi pare un po' eccessivo. Hai fatto una scommessa. Non penso che tu sia serio, una scommessa di 8.000 €. Not worth. Cioè. Quanto pensi di andarlo a rivedere Spider-Man? Ma allora, il mio programma, se fanno l'anteprima di mezzanotte, è vederlo a mezzanotte e poi vederlo anche il 15. Cioè, quindi vederlo il 14 e il 15. E poi. Boh, ti direi almeno altre 2 volte. Voglio imprimerlo nella memoria. Ah, nel senso che avresti vinto 8K. Ah, ok. Amati. Hai giocato 2 euro. Ah, vabbè, mazza, con 2 euro avresti vinto 8.000. Ma che scommessa hai fatto? Scusami. Cioè, era la cosa meno probabile della storia. Grazie al cazzo che l'hai persa. Cioè, devi avere un culo enorme. Ciao, Granzina. Endgame, quante volte l'ho rivisto al cinema? 4, 5. L'ho visto. Ah, secondo me, appena uscì o 3 o 4 volte. Forse 3. Ma poi è riuscito a. Tipo a luglio del 2019. Con delle scene tagliate. E quindi quella volta pure. Quindi o l'ho visto 4 o 5 volte al cinema. Più, boh, qualche altra volta a casa. Io penso. Ah, una quindicina. Una quindicina di volte l'avrò visto Endgame, credo. Dal 2019, penso di sì. Sì. All'incirca. Quante volte rivedranno al cinema? Penso. Almeno 2 volte, sì, ma 2 sono pure poche. Perché tanto la prima volta mi godrò il film. La seconda volta mi prenderò qualche appunto. E la terza volta mi rigodo di nuovo il film. E la quarta, boh, è sempre aggiuntiva come cosa. Io non ho ancora mai visto Endgame. Azz, grave errore.
Tu odi rivedere i film, Gio, ma non è che infatti se qualcuno è costretto a rivederli. Io sono proprio felice, cioè se un film mi è piaciuto, sono felice di rivederlo. Tipo Dune, io l'ho visto 4 volte al cinema. Ogni volta sono andato magari con persone diverse, però l'ho visto 4 volte, mi è piaciuto un botto. Poi ogni volta lo vedi sotto una luce diversa, soprattutto la seconda volta è sempre diversa rispetto alla prima, perché la prima è la prima. E la prima tu scopri la storia. Dalla seconda già sai come finisce, quindi noti una marea di roba. Veramente, veramente tanta. Io quando l'ho fatta la seconda dose ad agosto, non so se c'è modo di vedere. Lo posso vedere dall'app di Immuni, tipo. Io la feci ad agosto. Pam pam pam, parabarabam. No, luglio, 28 luglio. 28 luglio, quindi 28 agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quando scade? Vabbè, a me qua c'è scritto che mi scade, che dura 12 mesi, ragazzi, ancora c'è scritto, eh. Vabbè, comunque, in ogni caso, Spider-Man si vede tranquillamente. Ma non so se posso già prenotare. Mi avete detto dal 10 dicembre posso prenotare per la cosa. Madonna, ma il Black Friday su Mangaio. No, dura 5 mesi. Sì, ma dal 6 dicembre dura 5 mesi, no? Adesso ancora è 12. Che comunque sì, è come se valesse 5, cioè, però per ora ancora dice 6. È 12, scusa. Abbetto! Albania casa mia, grazie mille per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. E Grozio, grazie Zucu, mille per il Prime, bentornato nella flotta spaziale per il 10° mese, l'hai fatto ieri, mi sa che eravamo off stream, grazie mille. Oh! Cioè, abbiamo perso 40 sub tra ieri e oggi, perché c'era un giorno che ne erano arrivati 60, non si sa che avevamo fatto. Punto esclamativo Prime, con Amazon Prime il sub è gratis. Ciao Francescone, ieri mi sono recuperati i primi episodi di Occhio di Falco. Molto carino, il mood natalizio è troppo bello. Penso sarà una serie perfetta per il mood di dicembre. Sì, esatto, ma infatti è molto bello, secondo me, quando alcuni progetti, che siano film o serie TV, o anche videogiochi, escono, o anche libri, cioè qualsiasi cosa, comunque un prodotto di intrattenimento viene pubblicato, è ambientato in un periodo e viene pubblicato nello stesso periodo anche nel mondo reale. Capito? Sì, molto molto bello, molto bello, assolutamente. Anche a me scade dopo 9 mesi, io l'ho fatta il 29 maggio, quindi devo fare la dose boost, altrimenti non posso vedere Spidey. Quando la devi fare, Peppe? Però non puoi già prenotarti o no? Vale, 9 mesi dal 6 dicembre. Ah, ok. Però dal quinto mese puoi fare la terza dose. Ah, ok, quindi io dopo il 28 ottobre, dopo il 28 dicembre posso fare la terza dose. Vabbè, allora andrò nei primi giorni di gennaio, appena passano le vacanze natalizie. O magari, anzi, in verità, in mezzo alle vacanze magari c'è meno gente, meno fila, non lo so. Vediamo un po'. Dal quinto mese è la possibilità, non l'obbligo. No, sì, ma io mi obbligo da solo ad andare, ci vado. Riguardo, quando riguardiamo The Amazing, allora, programma di The Amazing. Io al momento li ho impostati da vedere martedì prossimo e giovedì prossimo. Ok? Martedì e giovedì. Tra l'altro, dalla prossima settimana, vabbè, no, sì, in verità, cioè, sì. La prossima settimana streamiamo sia la mattina che la sera, lunedì, martedì, forse mercoledì. Giovedì, venerdì invece solo la mattina, che la sera non ci sono. Tra l'altro, questa sera mi trovate in streaming sul canale di Andrea, che vi ricordo si chiama Nerd Movie Productions. E parliamo di Occhio di Falco, delle prime due puntate. E basta. That's it. Sei un mostro, Ema. Ma Ema, vieni qua, scusa, ma io già l'avevo detto. Ma se io ti compro i biglietti, ok, e ti pago quello che ti serve il taxi, non lo so, per andare al cinema, vai a vedere Spider-Man, mostro abominevole.
L'hai fatta ad agosto, va che 5 mesi sono a gennaio, non a dicembre. Mostro, l'ho detto, il 28 luglio, quindi 28 dicembre. Tu compri un biglietto e poi mandi Emma nelle zone sperdute del mondo. Ma già ci sta nelle zone sperdute del mondo, Emma. Cioè... Lui esce fuori e ci sono gli opossum che girano per la foresta. Io uguale, però nel caso in cui non riuscissi ad andare, nulla mi preclude di andare al cinema. Ah no, no, certo che, come infatti. Quello sì. Io Spider-Man posso vederlo solo dopo una settimana. Lontana dai social per una settimana per non subire spoiler. In bocca al lupo. In bocca al lupo, assolutamente. In bocca al lupo, ragazzi. Cioè, se andate qualche giorno dopo, in bocca al lupo. Io non mi ricordo onestamente come fu la situazione di Avengers Endgame. Cioè, io mi ricordo una cosa per Avengers Endgame. Io mi ricordo che uscirono degli spoiler. Una settimana prima ci furono dei leak. E io per una settimana non stream mai. Perché... perché... rischiavamo, cioè sia io che tutti voi che stavate in stream, gli spoiler in chat non volevo proprio, quindi proprio non stream mai per una settimana nel 2019. Però non mi ricordo, diciamo, dopo quanti giorni... Non lo so. Non ricordo. Ma non era una scolopendra quella cosa che c'avevo? Sì, boh, era un mostro strano. Cioè... quest'anno chat solo emoticon per 10 giorni fino alla prima del film. Non penso. Lo spoilerarono anche il giorno stesso dicendo alla gente in fila il turno dopo. Vabbè, quelli sono dei mostri. Cioè... quelli ha... coltellino in mano! Pa-pa-pa-pa! È scivolato! Unlucky. È andata così, dai, fa niente. Era, è stato felice fino all'ultimo momento. Io andare al cinema senza spoiler per Endgame. Ah oh, e io sono felice per voi, ma io spero che sia così per tutti. Cioè, se voi ci tenete, io spero veramente che non vi spoilerino nulla. Però chiaramente non aprite i social, ma nemmeno i miei, capito? Cioè, pure Twitch, perché... Non facciamo spoiler e altro. Però, cioè, non lo so. Il resto, boh, consigliato in generale. Twitch è già più gestibile per voi, capito? Decidete di aprire una streaming. Cioè, e invece anche solo YouTube o Instagram, Twitter, vi capita una foto e è finita. Io da lunedì inizio ad andare tutti i giorni al centro commerciale dove c'è luci per un'oretta aspettando l'apertura delle prevendite e ovviamente prenoterò la prima proiezione possibile. Ma perché devi andare là fisicamente, Checco? Ma poi scusa, a che ora? Magari ci vai, dici, ma ci vado dalle 13 alle 14. Alle 14 vai via, alle 14:05 aprono. Non è meglio che controlli il sito? Sito che magari crasha, però... Perché no, ma sei un mostro. Poi ti convinco, non ti preoccupare. Io pure, visto che sono andato al cinema a mezzanotte, però anch'io senza social una settimana me la ricordo. Ah, ok, sì, zappa. Dai, ma vabbè, ti ci faccio andare, non ti preoccupare. Tutti i giorni alle 15, poi un mio amico invece va la sera. Sì, però Checco... Vabbè, non lo so, ok. Non mi sembra una grande strategia, Però va bene. Fammi sapere come si evolve. Dai, voglio sapere. Voglio sapere. E non credo che escano prima di lunedì. Poi, dato che, boh, tantissimi sono confusi e me lo stavano chiedendo, Forse domenica ne parliamo, tipo, in un video veloce. E anche la situazione del Super Green Pass. Perché a me gli arrivano tanti, cioè anche in stream molti lo chiedono, ma anche tipo sotto i video di YouTube, Instagram. Cioè mi sembra veramente, io non lo so, mi fa veramente strano, lo continuo a dire. Io sono sempre stato abituato ad andare al cinema fin da piccolo, quindi mi fa veramente strano quando uno chiede:
Ma come si prenotano i biglietti? Per un altro canale, ma direi mi fa veramente che strano. Se lo merita di più. Ale, grazie per il Prime. Bentornato nella flotta spaziale per il secondo mese. Grazie mille. Mi fa veramente strano, capito? Cioè, dici che crasha il sito delle luci? No, dai, speriamo di no. Che ecco, speriamo di no. Allora, Pokémon leggendari, wow! E dove si va? Di qua, Stuka. Olè. Con il Super Green Pass hai accesso alla PS Stat in esclusiva. Ma sono l'unico che ha un cinema senza prevendite. Vai là, quando vuoi prendere il biglietto alla cassa, popcorn alla mano ed entri. Stiamo parlando dell'Ariston di Sanremo. Stranissimo, è pure grande l'Ariston, è famoso. Cioè, Digital Fiacca, grazie per il Prime, benvenuto nella flotta spaziale, super, grazie super. Mille. Oggi giornata ludopatia. Oggi giornata ludopatia con le Pokéball. Eh sì. Dai. Non ne ho idea, che. Allora. Ragioniamo un po' sulla situazione. Ma senza prevendita significa che devo andare 2 ore prima al cinema. No, boh, non lo so, ragazzi. Dipende. Chiedete al vostro cinema se avete dei cinema particolari. Se avete le grandi catene, usate l'app o il sito, è stato a posto. Però, teoricamente, anche se non puoi prenotarli online, puoi andare là e comprarli in anticipo. Cioè, Astrofilo, grazie per il Prime. Benvenuto nella flotta spaziale, grazie mille. Ragioniamo. Mesprit sta qua e scappa, vero? Facciamo partire Mesprit. Poi mi compare sulla mappa, no? Mi pare. Sono stato un'ora e passa per catturare Mesprit. Senza la mossa blocco è impossibile catturarlo. Ah, dice che mi conviene allo sguardo. Dice che mi conviene ma allo sguardo. Vuoi ditto Giratina o Dialga Shiny? Cioè, ditto Shiny? Cos'è ditto Shiny? Scusami. Che c'aveva Malo Sguardo? Zubat. Qualcuno ce l'avevo già con Malo Sguardo insegnato. Ah no, forse c'avevo la mossa da insegnare. Vediamo. È blu tipo. Non l'ho mai visto. Tra nessuno, vero? No. Allora, lo dobbiamo insegnare a qualcuno. Questo è blu, azzurro, shiny. Mai visto. E tra l'altro lo dobbiamo andare a catturare dopo ditto per far fare l'uovo a Manafi. Dov'è? Eccolo qua. Secondo me oggi riuscirei a catturare solo i Pixies. Gli altri leggendari non credo. Forse va sbloccato prima al parco lotto e finire il Pokédex di Sinnoh. Ma infatti oggi voglio fare queste cose. Io voglio prendere i tre Pixie. E sbloccare il Pokédex, finire il Pokédex di Sinnoh. Perché ci manca l'uovo, che è Riolu, ce l'abbiamo qua. Ci mancano i tre. E ci manca il figliolino qua con Ditto. E quindi devo catturare Ditto, perché l'abbiamo incontrato ma non l'abbiamo mai catturato. Allora, devo insegnare a qualcuno Malo Sguardo. A chi insegniamo Malo Sguardo? Malo Sguardo. Malo Sguardo. Che altro mi servirebbe un Pokémon mezzo di livello alto. Se andiamo a prendere Ghastly, tipo. Prendiamo questi tre Pixie. Bobby, grazie per i 100 bits. C'è il trenino. Potrei salire a bordo della carrozza con Sub, Sabreclati e Beats per ottenere emote esclusive e un badge dorato accanto al vostro nome. Allora, sapete cosa? Prendiamo anche Zubat. Allora, prendiamo Ditto. Prendiamo un attimo Ditto. Eh no, Fiono sta qua, ragazzi. 150. Ah no, dite che non serve? Dite che l'uomo non... Vabbè, però lo voglio fare comunque. Lord Svalin, grazie per il Prime. Benvenuto nella flotta spaziale. Grazie mille. Allora, Ditto, mi dice dove compare il Pokédex?
Titto, che numero è però? Ditto, ditto. Ma c'è ditto, sì? Ah? L'ho perso? Posso cercare? Ordina. Ah, quindi lo posso... Ah, ok. Perché non è per il Pokédex nazionale, ho capito. È sotterranei. Allora non ci serve quindi prenderlo. Ok. Sì, ho capito, nel nazionale, non nel regionale. Allora. Quindi ragioniamo un secondo. No, no, fermo, fermo. Andiamo a prendere uno Zubat. Vediamo un attimo uno Zubat. Ok, non qua. Andiamo ai Vopoli, va? Ok. Andiamo ai Vopoli e... scendiamo giù. Grifo l'hai già visto? No, ma non c'è nel Pokédex, mi sembra. Mi pare, no? Ah, che palle il salvataggio. E che c'è? No, scusate. Sì, vecchia, che è? Hanno spoilerato uno Spider-Man. Oh mio Dio, pazzesco. Sarà la roba del cane che ho scoperto ieri mattina. Guardalo qua, che bello. Oggi lo trovo all'impianto turbine. Ah, c'hai ragione. Pam pam pam. Ok. Allora. Chi ci sa? È carino! Voglio catturare. Ciao! È vero, dobbiamo andare all'impianto turbine. Però... boh, a me sembrava che non mi servisse nel Pokédex, scusatemi. Magari sbaglio io. Questo sono io con la felpa. È vero, sono io con la felpa bianca della Marvel, c'hai ragione. Ah, lotta con onda. Olè. Ma in tutto ciò siamo arrivati qua per avere malo sguardo. Chi è che può imparare malo sguardo? Uno Zubat, no? Ma non voglio usare... non voglio tipo insegnarlo ad Onstro. Non voglio usare i Pokémon miei. Capito? Vorrei usare... vorrei prendere un Pokémon... Non è che lo sciocchiamo, mo! C'è! Ok. Mi mancano Riolu e i tre Pokémon dei laghi. No, no, voglio far schiudere l'uovo di Riolu, dai. Pam pam. Pa pa pam pa pa pam pa 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 pam pa pa pam pam. Allora. Zubat abbiamo detto, vero? Zubat. I Golbat nell'Isola Ferrosa. Ah, anche. Ah, potremmo andare nell'Isola Ferrosa, dai. Aspetta, questo mostro a quanto sta? No, ma Mesprit lo voglio fermare, Matt. Voglio fermarlo con malo sguardo, non lo voglio far scappare. 61, lui lo può imparare, vero, malo sguardo.
L'ultimo appuntamento è oggi con Pokémon Diamante. No, 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 no. Oggi facciamo Pokémon Diamante, anche domani Pokémon. Sono gli ultimi, diciamo, due giorni full di Pokémon. Poi da lunedì facciamo anche altro, ma facciamo anche... Anche Pokémon, cioè continuiamo. Alla Peter Parker, grazie per il resub. Oggi mi prendo Diamante. Oh, non sì. Non avendo giocato a quello vecchio. Minore. E allora, se non hai giocato a quello vecchio, assolutamente. Bentornato nella flotta spaziale per il settimo mese. Non lo puoi fare subito, scappa appena lo approcci nella grotta. Ah, ok. La Lega l'abbiamo già battuta. Vediamo quanto ci leviamo con sgranocchio. Non voglio fargli troppo danno. Posso stare. Lui lo può imparare, ma lo sguardo, sì. Ah, cazzo. È così lo sciotto, secondo me. Differenza tra diamante e perla. Il Pokémon leggendario e qualche Pokémon esclusivo. Era ovvio. Allora. Mi avete detto i Golbat nell'isola ferrosa, però sono più bassi di livello rispetto a quelli che stanno qua, no? Preferisco, capito? Preferisco farli prenderne uno qua che sta magari al 60-70, così. Eccolo, eccolo. Golbat. Secondo me lui già lo ama lo sguardo, dai. Preciso, preciso. Pam, 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 pam. Ma mi confermate che gli shiny dentro i sotterranei non si vedono? Cioè, non vedi quando uno è shiny. È corretta come cosa, vero? Non li vedo da fuori. Che cagata. No, no, Danko. No, voglio trovarli gli shiny, però... Però così lo trovo veramente brutto, personalmente. Pensavo fosse scappato. Allora, metti... Vai. Sera si guarda The Amazing. No, ragazzi. Martedì l'abbiamo fissato.